La piramide alimentare toscana è una piramide del nostro territorio. È la piramide che su 6 livelli ci fa vedere i cibi e le proporzioni dei cibi medesimi non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta. Nel livello più basso della piramide ci sono i cibi da consumare con più frequenza e sono le verdure e la frutta, che sostituiscono i carboidrati della vecchia piramide. Man mano che si sale diminuisce la frequenza di assunzione di questi alimenti e qui ce li rappresenta proprio tutti. La piramide alimentare promuove la salute, promuove il rispetto dell'ambiente e dà anche un'economia del territorio, un'economia circolare che spinge ad acquistare presso i produttori locali, invita ad acquistare presso i produttori locali, facendo così un lavoro di filiera corta. Nel primo gradino sono evidenziate le verdure e la frutta, nella proporzione di 2/3 e 1/3. Questo perché le verdure hanno delle caratteristiche particolari, oltre a dare, come la frutta, delle sostanze buone per la nostra salute, che sono sostanze bioattive come polifenoli, come antociani, come vitamine, sali minerali, hanno però la caratteristica di avere meno calorie rispetto alla frutta. Da privilegiare sono sempre le verdure di stagione, la frutta di stagione, seguendo appunto la stagionalità, ma anche variando nei colori della verdura stessa, perché a ogni colore corrisponde una molecola che è benefica per la nostra salute. Le verdure del drago sono verdure in parte anche biologiche, dalle mille proprietà salutistiche e nutraceutiche, cioè nutrono e si comportano come dei veri e propri farmaci, quindi tutelano la nostra salute e si possono considerare dei veri e propri integratori naturali. Al secondo gradino troviamo i cereali e l'olio extravergine di oliva e i piatti tipici della tradizione. Una parola va spesa per i cereali del drago, che sono cereali, in particolare per i grani antichi. Sono cereali che hanno come prima caratteristica quella di svilupparsi nel campo in altezza, sovrastando le altre piante. Quindi non hanno bisogno di diserbanti, erbicidi e in questa maniera, oltre a tutelare la salute dell'ambiente, tutelano anche la nostra salute perché ci danno un prodotto più garantito, esente appunto da queste sostanze chimiche. Questi grani rispettano anche la biodiversità. Sono grani che, se specialmente macinati a pietra, conservano tutte le proprietà salutistiche contenute nel chicco, perché conservano parte dell'involucro esterno, conservano il germe e quindi conservano anche tutte le loro proprietà, che sono proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, proprietà prebiotiche ed immunomodulanti. Cioè le proprietà antiossidanti, cioè combattono i radicali liberi ed evitano l'invecchiamento, rallentano l'invecchiamento delle nostre cellule e dei nostri tessuti. Hanno proprietà antinfiammatorie, cioè combattono i processi infiammatori che si formano nel nostro organismo per cattiva alimentazione, per cattivi stili di vita dovuti a stress, all'uso di farmaci. Questi creano appunto delle situazioni che portano a malattie come malattie cardiocircolatorie e malattie tumorali ed anche dismetabolismi in genere. Mantenere l'equilibrio del nostro microbiota è importante. Addirittura i disturbi della sfera emotiva, come può essere l'insonnia, è collegato al nostro microbiota. Nutrirsi in una maniera adeguata è importante per mantenere questo equilibrio, cioè quello che mettiamo nel piatto è importantissimo. Hanno proprietà prebiotiche, cioè mantengono in equilibrio la nostra flora intestinale e questo è garanzia di salute per la nostra persona, perché mantenendo in equilibrio il nostro microbiota e prevalendo i batteri buoni rispetto a quelli patogeni non si crea disbiosi.
e che può dare origine a malattie appunto dell'apparato sia cardiocircolatorio che gastroenterico. Consumare prodotti da grani antichi è importante per la nostra salute. Ad esempio, consumare pane fatto con, in questo caso, Senatore Cappelli e Verna, nella percentuale di 70 e 30, o questo fatto con Farro e Senatore Cappelli, garantiscono con la lievitazione tramite lievito madre una tutela per la nostra salute, perché sono una garanzia. I prodotti in genere che provengono da questi grani antichi, proprio perché coltivati nel nostro territorio, lavorati e trasformati nel nostro territorio, ci garantiscono una filiera cortissima. Inoltre, acquistandoli e consumandoli, si chiude un cerchio di salute che va dal campo al nostro piatto. In questa maniera diventiamo un tutt'uno con il nostro territorio, perché le sostanze che introduciamo entrano a far parte delle nostre cellule, entrano a far parte dei nostri tessuti, addirittura del nostro DNA. Troviamo poi anche l'olio extravergine di oliva, che è ricco di proprietà salutistiche ed è il migliore come condimento ed anche in cottura. Al terzo gradino troviamo poi i legumi. I legumi sono alimenti di origine vegetale importantissimi per la nostra salute, perché contengono carboidrati complessi, vitamine del gruppo B, sali minerali e fibra, che è importante anche questa per il mantenimento dell'equilibrio del nostro microbiota. Rilasciano energia a lungo termine, diciamo, quindi l'energia rilasciata lentamente è quella che serve di più al nostro organismo per compiere le funzioni vitali, ed hanno anche una buona qualità di proteine, che però vanno integrate con gli amminoacidi contenuti nei cereali, soprattutto ne sono ricchi quelli di tipo integrale da grani antichi. In questa maniera si forma un alimento completo al pari di quelli di origine animale, come carne, pesce, uova o formaggi. Sono consigliati in abbinamento con i cereali, soprattutto di tipo integrale, perché così arricchiscono il loro patrimonio proteico degli amminoacidi cui invece sono carenti, e diventano così alimenti efficienti al pari di quelli di origine animale, come carne, uova, pesce e formaggi. Al terzo livello troviamo la frutta secca a guscio, che è importante anche questa perché ci dà degli grassi buoni contenenti omega 3 che hanno proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Un discorso poi particolare va fatto sulle castagne, che si trovano sempre al terzo livello. La castagna è stata come frutto rivalutata nell'alimentazione moderna, nell'alimentazione dei nostri giorni, perché essendo priva di glutine può essere utilizzata per creare degli alimenti per persone celiache. Al terzo livello troviamo anche il latte e i derivati, che dovrebbero essere consumati quotidianamente, dato che sono ricchi di calcio e di altre sostanze benefiche per il nostro organismo. Al quarto livello troviamo il pollame e il pesce, che devono essere consumati settimanalmente. Il pollame sostituisce benissimo la carne rossa, specialmente se ruspante. Il pesce deve essere consumato nella forma fresca o surgelata e va benissimo consumarlo almeno due volte a settimana. Il pesce va consumato quello più ricco di omega 3, cioè il pesce più povero, che è quello azzurro. Al quinto livello troviamo i formaggi, le uova e le patate. I formaggi, soprattutto quelli stagionati, vanno consumati più saltuariamente perché ricchi di grassi e di sale, però non vanno eliminati dalla dieta quando sono tollerati, soprattutto quelli più freschi e semistagionati, in quanto contengono anche questi, come derivati del latte, contengono
calcio che fa bene al nostro organismo e al metabolismo delle nostre ossa. Troviamo poi le uova, anche queste da consumare in maniera più saltuaria, e le patate che, non essendo verdure ma essendo ricche di amidi e povere di fibra, vanno consumate più raramente. Al sesto livello troviamo le carni rosse, i salumi o carni lavorate o processate e i dolci. Sono alimenti da consumare più saltuariamente perché sono più ricchi di grassi, di calorie, e quindi devono essere trattati come cose preziose. Consumarli sì, ma riservandoli a delle occasioni speciali. I dolci poi dovrebbero essere o fatti in casa o artigianali.